Allora, per filo adesso metto una perla di millimetri 6, già preparata. Incrocio in una perlina di conteria e facciamo l'ultimo fiore, dove poi passeremo il filo e tagliamo tutto in eccesso. E il nostro anello è pronto. Incrociamo nella perlina di conteria, ecco qui, creiamo il secondo fiorellino e l'ultimo. Prendo una perla millimetri 6, la passo. La metto sul filo di sinistra, passo il filo, vi faccio vedere questo passaggio che prima non sono riuscita a farvi vedere. Nella baguette, nell'ultima baguette sottostante, ecco qui. Non tiro perché sennò non mi passa l'altro filo, poi vi faccio, vabbè, no, tiro, va. Vi faccio vedere il passaggio. Dopo magari ci combatto per far passare l'altro. Ecco qui. Prendo di nuovo una perla millimetri 6, provo a far passare anche questo filo perché non mi passa nella baguette, ma non è detto. E vi faccio rivedere quest'ultimo passaggio. Ecco qui. E adesso stringiamo bene il lavoro. Ripassiamo i fili e tagliamo il filo in eccesso. Il nostro anello è pronto e vi faccio vedere il risultato finale.